Ciao amici di Tiro e Ricarica Western, sono Bruce Miller e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, come annunciato nell'episodio precedente, nella ricarica a salve per il calibro 12 a polvere nera, è giunto il momento di cominciare la serie di episodi sulla ricarica del calibro 12 per i match di cowboy action shooting. Quest'oggi vedremo come ricaricare le nostre cartucce con l'orlatura tonda senza utilizzare la pressa. Prima di cominciare, leggiamo attentamente il disclaimer e vediamo di cosa abbiamo bisogno. Dopo aver letto attentamente il disclaimer, ora vi mostrerò di cosa abbiamo bisogno per creare la nostra cartuccia in calibro 12 per il nostro match di cowboy action shooting. Io nel frattempo queste le ho ricaricate già e le ho messe in questa scatola di plastica. Ok, partiamo dal bossolo che deve essere il tipo T1 e deve essere accorciato, io in questo caso lo accorcio a 64 mm con questo strumentino autocostruito. Poi vi farò vedere come si fa, come lo accorcio. Ok, poi ci vuole la carica, che in questo caso utilizzo Baschieri e Pellagri F2X24 e metterò una carica di 1,2 grammi. Per misurarla userò sempre i soliti misurini della Lee e la nostra bilancina MTM elettronica. Poi metteremo la nostra carica di pallini, in questo caso sono quelli del 7,5, e la borra contenitiva è una Gualandis Kit. Ok, per invece chiuderli useremo questa orlatrice manuale e li chiuderemo con i classici cartoncini. Ok, cominciamo accorciando il bossolo, quindi prendiamo il nostro strumentino, con questa vite regolo la distanza dalla lama, quindi è regolato per 64 mm e in questo modo, premendolo contro la lama, comincia a tagliare via l'eccesso di plastica. Adesso poi prenderò il calibro elettronico e misuriamo quanto... Allora, prendiamo il nostro calibro elettronico e vediamo quanto sono riuscito. Ecco qua, 64,42-43 mm. Quindi direi che va bene. Ok, quindi adesso prendiamo, accendiamo la nostra bilancina, la impostiamo sui grammi e misuriamo la carica. Quindi prendiamo il nostro misurino. Siamo 1 grammo e 1, ecco qua, 1,2 esatti. Ok, adesso versiamo nella cartuccia, nel bossolo di plastica. Ok, facciamo aggiustarlo. Ok, facciamo depositare dalle pareti. Premiamo la nostra borra contenitiva e la premiamo dentro semplicemente così. Poi, sempre usando la nostra bilancina, prendiamo i nostri misurini. Ho trovato che usando due misurini, uno di 3,44 cc e uno da 7,0 cc, raggiunge la carica più o meno di 24 grammi. Io quello volumetrico di una volta non ce l'ho ancora e uso questo metodo, diciamo 22 punti, giusto qualche pallina, e aggiungo i pallini rimanenti a mano. Ok, 7, 8, 9, 24,020. Ok, direi che va bene, quindi versiamo i pallini all'interno della nostra cartuccia. Ecco qua, li facciamo bene sedimentare, ok, assestare. Prendiamo il nostro cartoncino, lo pressiamo leggermente dentro e siamo pronti adesso per applicare l'orlatura. Ok, quindi qui abbiamo la nostra cartuccia con il cartoncino appoggiato sopra. Io nel frattempo ho fissato al tavolo la nostra orlatrice, non si muove, quindi semplicemente appoggiando e premendo in questo modo, con l'altra mano facciamo girare in questo modo. Ok, ecco qua che abbiamo ottenuto la nostra orlatura. Ok, non ci resta che ora prendere le nostre cartucce, metterle
nel nostro cinturone da gara, a due alla volta, così. E ci vediamo sul campo. Proviamo le cartucce, vediamo come vanno. Ok, abbiamo visto allora come ricaricare la nostra cartuccia in calibro 12. Questo è il primo video di una serie sulla ricarica del 12 per il cowboy action shooting. Nei prossimi video vedremo come utilizzare la pressa Lee Lodol 2, poi vedremo anche come ricaricare a polvere nera e ricaricheremo anche i bossoli in ottone della Magtech. Bene, per questo video è tutto. Vi invito come sempre a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!